La comunità politica di Chiaia e quella di destra di Napoli si riuniscono quest'oggi per ricordare la figura di Alfonso Bernardini, figura silenziosa ma incisiva del panorama non solo napoletano ma italiano della destra. Senatore, che ricordo ha di Alfonso Bernardini? Un ottimo ricordo, ma così grande che ritengo che non ci siano le parole per poterlo descrivere. Però il tutto può essere sintetizzato in quel manifesto dove c'è scritto amicizia, passione, militanza. Io sono stato, anche se ero il fratello più grande, sono stato assieme a lui, assieme ai giovani della sezione, proprio per amicizia, per militanza, per passione. E queste tre cose erano tutte compendiate nella persona di Alfonso Bernardini. Tre valori cari alla destra. Cari alla destra, però cari ad ognuno di noi. E Alfonso è stato il massimo di tutti noi messi assieme. Onorevole Cantalamessa, lei era un amico storico di Bernardini. Abbiamo vissuto 55 anni insieme nel partito, dal vecchio glorioso Movimento Sociale a N, Partito della Libertà. Ma in questo momento non è la comune militanza, è la mancanza di un amico che rappresentava i di una genia che oggi non c'è più, che è quella della persona per bene, di quello che aveva fatto dell'impegno politico l'impegno civile, il che oggi è determinante ai fini della crescita di una migliore società. Quindi oggi Alfonso Bernardini manca e per l'insegnamento e dal punto di vista umano. Con Diodato, che ricordo ha lei di Alfonso Bernardini? Alfonso Bernardini è parte indelebile della nostra militanza, uno degli ultimi che ancora aveva una concezione del partito di tipo ideologico, quindi forte e significativa per tutti quanti noi. E la presenza questa mattina, insomma, conferma quello che dico, insomma. Ci rimarrà dentro il suo ricordo. I partiti oggi devono riacquistare quel carattere di militanza che si è perso? Ma sicuramente la fase post ideologica non può significare muoversi, agire, insomma, proseguire con le regole della giungla. Dobbiamo tornare ad una concezione quantomeno comunitaria, perché in questo modo si è da esempio anche per la gente. Il Consiglio regionale non ha mortificato le 28.000 preferenze che l'hanno premiato? Qualcuno ha pensato di costringere l'Assemblea regionale all'inseguimento del nulla. Abbiamo perso solo tempo. Con il consigliere Enrico Flauto, che ricordo ha lei di Alfonso Bernardini? Innanzitutto era doveroso essere stamattina qua a ricordare la figura di Alfonso Bernardini, già consigliere comunale e consigliere provinciale, nonché consigliere della municipalità. Alfonso, diciamo, è stato uno degli uomini che dal Movimento Sociale al PDL era un appassionato dei giovani, quindi ha lasciato un gruppo di giovani che noi ringraziamo per l'attività svolta in questi anni e lo ricordiamo con la presenza di numerosi simpatizzanti e attivisti del partito, quindi un ringraziamento ad Alfonso per l'attività svolta, per l'attaccamento al territorio che aveva nella municipalità di Chiaia. Lo ricordiamo portando avanti le sue idee, i suoi valori e tutto ciò che ha fatto per il partito. Buongiorno a tutti, è un onore per me commemorare Alfonso Bernardini anche come rappresentanza di tutti i ragazzi di Napoli e della provincia che hanno avuto l'opportunità di conoscerlo e che hanno militato prima nel Movimento Sociale Italiano come Fronte della Gioventù, poi in Alleanza Nazionale con Azione Giovani e oggi nel PDL della Giovane Italia. Ed è importante che ci sia la commemorazione di tutta coralmente la struttura giovanile del partito, perché Alfonso ha avuto sempre una grande attenzione verso i ragazzi. Io ho cominciato a fare politica non qui a Chiaia perché sono dell'Arenella e negli anni 90, quando c'era ancora il Movimento Sociale Italiano, esistevano a Napoli, Andrea se lo ricorda sicuramente benissimo,
perché eravamo entrambi dell'Arenella, le due sezioni storiche, quelle che funzionavano nel Movimento Sociale Italiano, che erano appunto Arenella e Chiaia, sempre in competizione e sempre in amicizia. Ed erano due sezioni importanti per quel partito, perché mantenevano la tradizione del luogo in cui si parlava di politica, la sezione, la cellula base della politica, dove tu ti formi, dove a poco diventi più grande, ti arricchisci umanamente, ti arricchisci politicamente, culturalmente, con un interscambio continuo, un dialogo fecondo, secondo me, che sarebbe bene e opportuno mantenere e riproporre con maggiore forza. E un uomo come Alfonso Bernardini, che per anni aveva animato una sezione di partito, riproponeva costantemente questo modello di aggregazione politica. Con il presidente Fabio Chiosi, che ricordo lei ha di Alfonso Bernardini? Alfonso è stato un po' il mio padre politico, perché fu lui a decidere di farmi candidare nel 1997 alla circoscrizione per la prima volta. Quindi è grazie a lui se oggi ricopro anche questo incarico. Lo ricordo con enorme affetto, abbiamo avuto momenti belli insieme a lui, ci siamo anche qualche volta confrontati aspramente, ma sempre con rispetto e sempre soprattutto con grande affetto. Bernardini ha rappresentato quella destra silenziosa ma incisiva qui in città. Sì, Alfonso tra l'altro, quando non è stato nelle istituzioni, in comune e in provincia, ha lavorato quotidianamente al partito, è stato segretario amministrativo, non ha mai detto no, nonostante i tanti problemi anche di carattere economico, soprattutto quando c'erano manifestazioni da organizzare da parte del mondo giovanile. È per questo che oggi questa grande presenza è il segnale e la testimonianza di un grande affetto. Presidente Gasparri, Napoli perde una figura silenziosa ma incisiva sia per la destra partenopea che nazionale. Alfonso è stato una grande risorsa per tutti noi come amico, perché è sempre stato leale, disponibile, se lo chiamavi lui c'era, a Roma, a Napoli, ovunque. È stato soprattutto un grande catalizzatore di energie, ha sempre riunito persone, ha sempre unito la condivisione di grandi battaglie nazionali con l'impegno per il territorio, il suo quartiere, la sua città. Ha formato molti giovani e ce ne sono oggi in politica, impegnati in primo piano, ma ce ne sono tanti altri che hanno proseguito nel giornalismo, nelle attività culturali, il loro impegno. Sono passati da Chiaia, hanno conosciuto Alfonso, Alfonso li ha accolti, li ha indirizzati all'impegno politico, quindi questo è un fatto molto importante. Con Benedetto Casillo, Alfonso Bernardini, so che lei aveva un ottimo rapporto, la destra perde un personaggio importante. Io ricordo con piacere Alfonso Bernardini come amico di famiglia, questo è il ricordo più bello che mi piace riproporre questa mattina. E poi naturalmente i ricordi di tante cose belle, di una sezione attiva, quando la politica era quella con la P maiuscola, quando c'erano dei valori veramente di primo ordine e di prima grandezza. Sì, hai ragione tu, con Alfonso scompare molta parte di noi stessi. Il ricordo più caro che ha lei di Alfonso Bernardini? Beh, uno in particolare non mi viene in mente. Diciamo che mi accomunano tanti ricordi, legati ovviamente alla comune militanza e al comune essere legati da personalità importanti nel tempo della nostra famiglia politica, da Pinuccio Tatarella a Franco Pontone a Maurizio Gasparri. Ecco, abbiamo percorso insieme un lungo tratto di strada, pur vivendo io e operando politicamente a Salerno e lui a Napoli, nella condivisione di ideali, di difficoltà, di percorsi e di sogni. Ci mancherà veramente, al di là della personalità fisica, ci mancherà diciamo questo suo essere un collante. Essere un collante, essere presente e caricarsi di responsabilità. Alfonso non si tirava mai dietro rispetto anche alle cose, diciamo, fastidiose della politica, fare le liste, convincere le persone, diciamo che sono i momenti. Il lavoro sporco. Ecco, il lavoro sporco. Anche rispetto a questo, Alfonso era una garanzia, una certezza, di giorno e di notte sempre presente. Poi
se c'è una cosa diciamo per la quale veramente me lo ricorderò sempre, è la sua assoluta trasparenza nei sentimenti e la sua assoluta amicizia. Con Pietro Foderini, te come tanti altri giovani hai iniziato grazie anche all'input che Alfonso Bernardini ti ha dato. Sì, vabbè, io mi sono iscritto a 13 anni qui alla sezione di Chiaia. Alfonso per noi era qualcosa di più che un riferimento politico, l'ho detto prima, Alfonso era quello che ci aiutava anche in problemi extra politici. Per noi era qui la comunità militante di Chiaia, era una seconda famiglia. Io ricorderò sempre Alfonso con un affetto e con un amore esagerato, veramente come da un figlio può ricordare il papà, e quindi spero e mi auguro che da lunedì, con la ripartenza della sezione qui di Chiaia, possiamo riavvicinare tantissimi giovani ed insegnare a questi giovani i valori che Alfonso ha tramandato a noi.